Marisa Ombra, lei ha 93 anni ed è stata partigiana, 92. 92, partigiana, scrittrice, una delle fondatrici del movimento femminista in Italia e continua ad essere una testimone attenta, gentile e sempre a disposizione per la memoria di questi momenti che hanno fatto la storia. Marisa Ombra sembra potrebbe essere anche il suo nome di battaglia da partigiana o no? Mi chiamavano Lilia, che è un nome che a me mi era sempre stato molto antipatico, perché Lilia suggerisce cose romantiche, eccetera. Io non ero romantica, ero molto realistica. Ero Cosa faceva? Qual era il suo ruolo, Marisa? nelle Brigate Garibaldine e precisamente appartenevo alla Brigata Alarico Imerito, nel Monferrato e nelle Langhe, soprattutto nelle Langhe. Che cosa facevo? Ma in realtà il compito della staffetta andava dal camminare, questa è la cosa principale. Io facevo, ho poi ripercorso il mio tragitto normale e ho calcolato che erano un'ottantina di chilometri, quindi insomma una bella scarpinata. Qualche volta di notte, qualche volta di giorno, ma insomma, però camminare che cosa voleva dire? Voleva dire, per esempio, co accompagnare una brigata, riunire un distaccamento che era stato disperso da un rastrellamento, voleva dire attraversare i posti di blocco con dentro una rivoltella nel seno, oppure armi nascoste comunque dentro un cesto sotto la verdura e la frutta, e quindi portare del plastico, quindi in realtà andare dal camminare a vere e proprie operazioni di guerra. Io Lei ha mai sparato? non ho sparato anche se avevo una 6,35 per difesa personale, cosa stupidissima perché me la tenevo in tasca e se i tedeschi mi avessero fermata, mi avrebbero fucilata all'istante. Quanti anni aveva? Allora avevo 18 anni. Dunque, La sua famiglia sapeva? la mia famiglia era con me, nel senso, una lunga storia di antifascismo. Comunque, noi andammo tutti nelle Langhe. Prima mio padre, che diventò commissario di divisione, mia sorella e mia mamma si rifugiarono in una bicocca a Gorzegno, ci crocchiavano volantini da distribuire soprattutto ai ragazzi delle Brigate Nere, dicendo: guardate, la guerra sta finendo, venite con noi, lasciate i tedeschi, eccetera, eccetera. Beh, Come era certa che lei stesse dalla parte giusta? tutto lo dimostrava. Intanto il Duce aveva dichiarato guerra il 10 giugno del 1940. Io ero in piazza nel momento in cui il Duce fece questa dichiarazione di guerra alla Francia, quindi c'era questo, c'era la brutalità, le stragi che ho visto Sant'Anna di Stazzema, ho visto Marzabotto, che cosa hanno fatto, era di una ferocia veramente terribile. E poi mancava il pane, mancava il riscaldamento, ci assegnavano mi pare un etto di pane che era nero e per lo più fatto di segatura, di cose del genere. Cioè tutto si capiva che la guerra non era stata preparata in alcun modo. In poi eravamo alleati dei nazisti e noi sapevamo chi erano i nazisti. Che percezione aveva dei nazisti, dei Ah tedeschi? beh, i nazisti, beh, appena li vedeva si spaventava perché erano dei robot di legno. Arrivavano in doppia fila con in mezzo i mezzi corazzati, i cani, i latrati dei cani che sono stati la colonna sonora della Resistenza. Ed erano brutali, veramente
loro ammazzavano dei ragazzi e poi li lasciavano lì i cadaveri sulla strada perché dovevano stare lì 3 giorni, almeno 3 giorni, in modo che tutto il paese imparasse che cosa ci si aspettava se si dava una mano alla resistenza. Quando si venne il momento della scelta, fu chiaro che la scelta giusta era quella. E ci avevano infilati in una guerra pazzesca. E quindi bastava da soli, da sola, a dire in che cosa ci eravamo infilati. Voi avete avuto lutti in famiglia, per la guerra? Voi No, lei era di origine no, ebraica? no, no. No. Ma guardi, è stata una cosa assolutamente casuale, perché se raccontassi 1.000 episodi, veramente, non so, mio padre mi raccontava che arrivano i tedeschi, aprono, spalancano una porta perché era un solaio e cercano i partigiani che stavano lì dentro. Mio padre ha semplicemente detto una porta. Non ha avuto il buon senso di guardare dietro la porta. Un'altra volta, sempre mio padre aveva un appuntamento con un certo Balbo degli autonomi, della brigata autonoma. Siccome un altro partigiano, Sulis, non stava bene, allora mio padre gli propose: Apposto. vado io a fare quella lunga camminata, tu vai in quel paese piccolo dove arriverai facilmente. Lui era aspettato dai tedeschi e lo presero e impiccarono col gancio da macellaio al balcone della stazione. Quindi proprio del tutto casuale. Morivi, vivevi, sopravvivevi, dipendeva assolutamente da un nulla. Io ricordo. Mia madre era a Gorzegno, io arrivai a Gorzegno un giorno per caso e arrivò una staffetta partigiana e ci disse: bisogna, attenzione, arrivano le brigate nere. Noi prendemmo tutto il materiale, il ciclostile, la macchina da scrivere, la carta stampata, quella da stampare. Buttammo tutto in un pozzo. Arrivarono le brigate nere e le chiesero: lei è la moglie del comandante? Dice: no, io sono una sfollata. Tutto andò bene. Passarono alla porta seguente, erano soltanto 2 case, i sergenti, frazione di Gorzegno, e chiesero alla vecchia Langarola: lei è la moglie del comandante? No, io no, è quella la signora, la moglie del comandante. Quelli tornarono indietro e misero mia madre al muro. Quindi eravamo nel panico totale. In quel momento arrivò una staffetta, questa volta delle Brigate Nere, che era come il settimo cavalleria. Attenzione, scappiamo, scappiamo, arrivano i partigiani. E quindi in quel momento ci salvammo. Cioè era tutto casuale, tutto dipendeva da un niente, da un nulla. Certo, che poi erano le staffette partigiane, le staffette delle Brigate Nere, eravate tutti della stessa età, tutti Ah, ragazzi, beh, più o meno, beh, sì. cioè probabilmente Loro eravate, avevano. abitavate nello stesso, nella stessa condominio, nella stessa casa, solo che uno era Beh, certo, no, ci sono state famiglie che sono proprio, si spaccato, sono certo. spaccate da questa cosa. Da questa vicenda. Ricordiamoci come si chiamano, papà, mamma, sorella. Mia sorella mi era Pini, mamma si chiamava Ernesta, papà si chiamava Tino e fu anche Tino come nome di battaglia partigiana. Furono molto coraggiosi. Mia mamma soprattutto era molto, molto lei rimane per me un simbolo. Di cosa può fare una donna? Mia mamma era una donna paurosissima. Veramente quando c'era un tuono e un lampo si nascondeva nella camera da letto tra il letto e il muro. Quando che cosa tirò fuori di coraggio
nella Resistenza è una cosa impossibile da credersi. Dopo la guerra, lei si è subito avvicinata a queste tematiche del femminismo, dell'orgoglio di essere donna Questo è stato veramente il salto d'epoca di quei 20, 22 mesi della guerra partigiana, perché fu allora che ci sentimmo come liberati da una gabbia. Ci Certo. rendemmo conto che fino ad allora eravamo stati in gabbia, eravamo, come dire, prima di allora le ragazze non potevano uscire la sera, il loro massimo obiettivo era farsi una famiglia. Non potevano insegnare nelle scuole superiori, non potevano fare l'avvocato, non potevano fare il magistrato, non potevano fare niente, non parliamo Di di usare le armi. diventare fisiche, di diventare astronaute, per carità, una cosa, non potevano nemmeno immaginare un futuro di questo genere. E mentre noi in quei 2 anni fu una lezione prima di tutto per noi stesse, perché cominciamo a capire che eravamo tutt'altro, che eravamo capaci di fare qualunque cosa. La guerra ce lo insegnò. Imparammo ad avere coraggio, a pensare con la nostra testa, a non sentire più, a non ascoltare quello che ci dicevano, ma a studiare, a leggere, a imparare con la nostra testa, appunto. E quindi ci sentimmo da quel momento veramente libere di essere come volevamo essere. E quindi da allora per me fu una battaglia fondamentale. Il senso ancora dell'Ampi, nel senso perché è importante l'Ampi? Partigiani vivi saranno ancora 8-9 mila, forse qualcuno di Erano meno. 35.000? No, le donne erano No, le 35, donne le hanno donne, sì. 35.000 e gli uomini dipende dai momenti, all'inizio erano delle bande, poi si organizzarono, diventarono un vero e proprio esercito verso marzo, aprile del 45 furono circa 200.000. Ecco, Che significato ha ancora oggi l'Ampi, adesso l'Associazione dunque, Nazionale prima Partigiani di d'Italia? tutto noi abbiamo combattuto contro il fascismo perché era quello il colpevole, quello che ci aveva trascinati in una guerra, quello che era la dittatura, quello che ci Certo. impediva di leggere i libri che arrivavano dall'America, quelle che ci teneva chiusi in una provincia senza sapere che cosa succedeva nel mondo. E quindi questa era prima di tutto la democrazia, cosa che abbiamo guadagnato formando la Costituente e formando i principi costituzionali. Quindi noi siamo ancora praticamente quello che vogliamo essere, anche se non ci saranno più partigiani, noi continuiamo a essere quelli che difendono la democrazia e la Costituzione. Tant'è vero che l'anno scorso abbiamo fatto la Certo. difesa della Costituzione. Mi accennava prima che è una battaglia sempre sul solco della Costituzione, però anche molto attuale, molto Sì, quella stringente, quella del lavoro. del lavoro è il primo punto, è la cosa che è la prima cosa da fare perché non si può risollevare questo paese. Noi continuiamo a essere il fanalino di coda in Europa. È mancata una vera strategia per creare lavoro, questo è il problema. Lei, tra i molti libri che ha scritto questo libro intitolato La bella politica, che sembra una cosa così antica, così lieve. Infatti, Quali sono le cose fondamentali di cui deve essere costituita una bella politica? beh, prima di tutto direi la pulizia, l'onestà. Guardi, io ho conosciuto la classe dirigente che ha preso il potere durante, cioè, cacciando i fascisti, ha preso il potere, è diventata governo, e ho in mente chi erano queste persone? De Gasperi, Togliatti, Nenni, cioè persone di una limpidezza. Io ricordo De Nicola, lo
lo incontravo sull'autobus, aveva il cappotto sfoderato, insomma, proprio è una cosa, non avevano mai pensato durante tutta la lotta clandestina contro il fascismo, non avevano mai pensato di guadagnare qualcosa per sé, non avevano mai pensato al potere, come possibilità di arraffare, guadagnare, eccetera. E questa era, io rimpiango questo più di ogni altra cosa.